L'ex presidente della regione dell'Umbria, Maria Rita Lorenzetti, è stata rinviata a giudizio per falso ideologico e abuso in atti d'ufficio in relazione ad una delibera di giunta del 5 ottobre del 2009. Guida ubriaco in superstrada, incubo all'alba, 20 chilometri di terrore sul raccordo Perugia-Bettole da Passignano a Corciano. Prima, ieri sera, della rinata Big Band di Perugia, un concerto da tutto esaurito. Una famiglia dell'Alta Valle del Tevere ha donato al Promano Calcio un defibrillatore. Benvenuti da TEF Channel News, apertura clamorosa, l'avete sentito nella headline di testa. L'ex presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Maria Rita Lorenzetti, è stata rinviata a giudizio. Sentiamo perché nel contributo di Paolo Pianigiani. L'ex presidente della regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti, è stata rinviata a giudizio per falso ideologico e abuso in atti d'ufficio in relazione ad una delibera di giunta del 5 ottobre 2009, atto che, secondo l'accusa, sarebbe stato finalizzato all'assunzione presso la ASL di Foligno dell'allora sua capo di gabinetto Sandra Santoni. Oggi il GUP Carla Giangamboni, oltre alla Lorenzetti, che ha sempre sostenuto la correttezza del proprio operato, ha rinviato a giudizio altre 9 persone. Tra gli imputati, l'ex assessore regionale alla sanità Maurizio Rosi, l'ex direttore generale dell'assessorato Paolo Di Loreto, l'ex direttore della ASL 3 Gigliola Rosignoli, insieme ad altri dirigenti regionali. Il processo inizierà l'11 dicembre prossimo davanti al Tribunale di Perugia. Non luogo a procedere invece per l'ex vicepresidente della Giunta regionale Umbra, Carlo Livi Antoni, e per la dipendente regionale Ivana Ranocchia. La delibera, al centro dell'indagine condotta dai carabinieri, autorizzava varie USL umbre, tra cui quella di Foligno, a svolgere vari adempimenti. Secondo il difensore della Lorenzetti, l'avvocato Luciano Ghirga, non esiste alcuna correlazione fra la delibera e l'assunzione della Santoni. Quattro ragazzi dai 13 ai 9 anni sono finiti in ospedale presso il Santa Maria della Misericordia a Perugia per una intossicazione da cloro dopo un bagno in piscina lungo le rive del Trasimeno. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio a San Feliciano del Lago. La Guardia di Finanza di Foligno ha sequestrato materiale per sigarette elettroniche denunciato dalla titolare di un negozio. Vediamo. La titolare di una ditta del Folignate che vende al dettaglio sigarette elettroniche con relativi liquidi e materiali di consumo è stata denunciata dai finanzieri della locale compagnia che all'interno del negozio hanno trovato esposte per la vendita al dettaglio numerose confezioni di liquidi per sigaretta elettronica con nicotina. Secondo quanto riferisce questa mattina la Guardia di Finanza, erano privi della classificazione dell'imballaggio e della etichettatura previsti per i preparati pericolosi e dei requisiti di sicurezza per essere commercializzate all'interno dell'Unione Europea. Gli stessi finanzieri hanno trovato anche numerose batterie per sigarette elettroniche prive della marcatura CE, prevista dalla norma in materia. In particolare, le fiamme gialle hanno sequestrato per violazione relativa alla classificazione dell'imballaggio e della etichettatura di preparati pericolosi 12 flaconcini in plastica da 15 millilitri ciascuno con liquido per sigarette elettroniche, 17 degli stessi flaconcini ma vuoti, 19 flaconi in plastica da 100 millilitri e 45 vaporizzatori utilizzati per la prova delle essenze da acquistare, oltre alla denuncia. La Guardia di Finanza ha segnalato alla Camera di Commercio di Perugia la titolare dell'azienda. Ha guidato ubriaco per oltre 20 km lungo il raccordo Perugia-Bettole da Passignano a Corciano. Si tratta di un 25enne che ha seminato il terrore. Paolo Pianigiani. Una pattuglia della Polizia Stradale di Perugia è riuscita a bloccare all'alba di ieri, poco prima delle ore 6, un'auto che procedeva contromano lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettole. Dopo aver percorso oltre una ventina di chilometri nel senso contrario di marcia, il mezzo è stato prima segnalato all'altezza di Passignano sul Trasimeno e successivamente è stato intercettato e quindi fermato all'altezza di Corciano. Protagonista della folle corsa contromano, un giovane aretino 25enne che era in auto con un amico. Il conducente è stato subito sottoposto agli esami di rito che hanno rilevato la presenza di un tasso alcolemico nel sangue 3 volte superiore al limite consentito. Il 25enne aretino è stato denunciato e ha subito immediatamente il ritiro della patente di guida. Si è così risolto, per fortuna, senza conseguenze per gli automobilisti che hanno avuto la sventura di incrociare l'auto contromano, un'autentica mattinata di incubo sul raccordo Perugia-Bettole fino quasi alle porte del capoluogo. Bene, sempre cronaca, omicidio Polizzi, si svolgeranno domani gli esami irripetibili su filmati dell'ospedale che ritraggono Valerio e Riccardo Menenti che parlano tra loro. Ballarani, per noi.
Chi ha incontrato Valerio Menenti nelle ore in cui era ricoverato in ospedale a ridosso dell'omicidio di Alessandro Polizzi? Gli inquirenti stanno cercando una risposta su questo e domani visioneranno i filmati delle telecamere dell'ospedale di Perugia. Per questo i frame delle registrazioni saranno formalmente acquisiti agli atti dell'indagine della Procura. Si tratta di un accertamento tecnico irripetibile. Le operazioni sono state disposte dal PM Antonella Duchini. Presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è scritto nella comunicazione ricevuta dalle parti, si procederà all'estrazione di copia delle immagini delle telecamere di videosorveglianza utili ai fini procedimentali e processuali. Alla squadra mobile interessa in particolare l'incontro avvenuto la sera prima dell'omicidio di via Ettore Ricci tra Valerio, i genitori, amici e visitatori. Non si esclude che da questi nuovi elementi possano emergere eventuali nuove responsabilità. Sono state fatte brillare le bombe della Seconda Guerra Mondiale, ritrovate nei giorni scorsi a Terni, in strada Madonna del Monumento. Vediamo. Le operazioni di brillamento dei tre residuati bellici inesplosi di 500 libbre, ritrovati nei giorni scorsi in strada Madonna del Monumento a Terni, si sono concluse alle 12:23 di ieri nella cava San Pellegrino di Narni. Sia le operazioni di disinnesco e rimozione avvenute sul luogo del ritrovamento delle bombe d'aereo, sia quelle di brillamento si sono svolte regolarmente secondo quanto riferito dall'unità di crisi appositamente costituita in prefettura. Gli ordigni sono stati fatti esplodere dagli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri in sequenza a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, così come si vede nelle immagini del fotografo del Messaggero Papa. I residenti nei pressi del luogo di ritrovamento, circa 180 persone per i quali è stata necessaria l'evacuazione a partire dalle 7 di ieri mattina, sono rientrate nelle loro abitazioni attorno alle 10:30. Il traffico e le attività degli esercizi commerciali della zona sono ripresi contemporaneamente. Riaperto anche il cimitero comunale, la cui area ricadeva all'interno del perimetro di evacuazione. Gli ordigni sono stati poi trasferiti presso la cava per l'esplosione, scortati dalla polizia stradale. Marcello Migliosi, TV Channel News, Terni. Arrivata Pietralunga, il primo gruppo, è arrivato il primo gruppo di 25 ragazzi da Treviso che parteciperanno ai campi volontari di Libera Umbria. Vediamo, Ballarani. Estate liberi. Il nome già racchiude l'essenza dell'iniziativa dell'Associazione Libera Umbria, che ha organizzato dei campi estivi in questa struttura, situata in località Col della Pila, nel comune di Pietralunga, in provincia di Perugia. La peculiarità di questa costruzione è che si tratta di un bene confiscato all''ndrangheta. In Umbria è il primo bene confiscato e restituito, ma dicono i responsabili dell'associazione ce ne sono altre decine che presto lo saranno. Il primo gruppo di ragazzi e ragazze che vivranno questa esperienza di volontariato e formazione civile arriva da Treviso. Insieme lavoreranno sul terreno, a partire da domani, 2 luglio, per prepararlo al futuro riutilizzo e trascorreranno una settimana nella nostra regione incontrando familiari delle vittime di mafia e molti altri soggetti impegnati, ognuno nel suo campo, nella lotta alla criminalità organizzata. Dopo il primo gruppo ne arriveranno altri tre, nella seconda e nella quarta settimana di luglio e poi ancora nella prima di agosto. Saranno 4 settimane intense in una struttura che era finita nelle mani delle mafie, in questo caso dei De Stefano dell''ndrangheta Regina, e in cui ora sarà costruito qualcosa di diverso e di positivo. Bene, l'opinione di oggi è quella di Walter Cardinali, con il quale dovremmo essere in collegamento telefonico, responsabile Libera Umbria. È in linea? Buonasera Sì, pronto, mi sente? Walter Cardinali, Buonasera. grazie per il suo intervento. Abbiamo sentito il servizio di Elena Ballarani. Qual è la prima impressione, visto che sono arrivati questi ragazzi? Grazie mille, sì, sono arrivati oggi. Abbiamo avuto l'incontro, io sono qui a Pietralunga con loro in questo momento. Abbiamo finito l'incontro di presentazione, diciamo, proprio mezz'ora fa, e sono i soliti ragazzi meravigliosi che quando vengono sollecitati.
invogliati a fare cose positive e di cui possono avere un riscontro sono sempre eccezionali. Cardinali, che cosa realizzerete in quel casale? Guardi, intanto quello non è un casale soltanto, ma è un'azienda di 100 ettari per farle rendere un'idea, Fantastico, sono fantastico. 200 campi da calcio, insomma per dare un'idea di grandezza. E è un'azienda agraria vera e propria con tanti ettari di bosco, ma anche tanti campi da rimettere a posto. In questo momento ci stiamo concentrando sul ripristino dei campi da utilizzare per l'agricoltura. Ecco, questo è quello che faremo quest'estate con i nostri volontari, con i campi estivi, per poter poi proiettare. In questa avventura vogliamo creare un'azienda agricola bella che dia lavoro a dei giovani che hanno voglia di cimentarsi e di fare cose. Cardinali Libera, che evidentemente opera su tutto il territorio nazionale, come recluta questi giovani? E dunque noi facciamo un percorso formativo con le scuole, lei immagini che sono 6.000 i volontari che vanno a fare le loro vacanze, chiamiamole così, presso le nostre strutture, presso le cooperative di Libera Terra. E sono normalmente ragazzi che vengono formati nelle scuole, per esempio il gruppo che è arrivato oggi rappresenta esattamente 5 scuole, sono tutti veneti tranne 5 livornesi, ma sono 5 licei diversi delle province di Treviso e abbiamo scoperto di Padova. Pensavo fossero di Treviso, invece ci sono anche dei ragazzi di Padova. Per cui prevalentemente attraverso l'incontro con le scuole, perché soltanto attraverso la cultura, la conoscenza, la formazione riusciamo a formare persone responsabili e vogliose di impegnarsi per cambiare qualche cosa. Cardinali, quante altre esperienze in Umbria di questo tipo? Guardi, questa è la prima, questo è il primo bene confiscato definitivamente che grazie alla legge 109 del 96 riusciamo a riutilizzare per fini sociali, è il primo. Ne abbiamo alcune decine purtroppo di beni sequestrati in primo e secondo grado. Lei sa che per avere una confisca definitiva bisogna Certo, arrivare al terzo grado, per cui certo. nei prossimi anni avremo anche altre, purtroppo, io dico sempre, situazioni di questo tipo. Bene, noi la ringraziamo, anzi la preghiamo di mantenere il contatto con noi e magari di rivederci ancora durante l'estate, visto che arriveranno altri gruppi. Grazie, ve ne siamo veramente molto grati perché abbiamo bisogno dell'informazione che ci dia una mano a far capire che esiste un mondo buono, un mondo positivo e solo voi potete aiutarci. No, ma Grazie. grazie a voi e a lei, grazie a voi per quello Grazie. che state facendo. Grazie ancora Walter Cardinali, responsabile di Libera Umbria. E adesso può partire la sigla delle flash di economia e lavoro. Vigilia della seconda giornata di sciopero dei lavoratori della TNT Global Express, che in Umbria protestano contro la chiusura della filiale di Terni e del dimensionamento di quella di Perugia, oggi incontro in Confindustria tra i sindacati nazionali e la Fedit, il ramo di categoria di Confindustria. Sarà inaugurata il 3 luglio a Massa Martana, in provincia di Perugia, la più avanzata centrale a energia solare concentrata, primo impianto dimostrativo al mondo funzionante con sali fusi a 550 gradi con tecnologia a specchi parabolici. Il piano di ristrutturazione aziendale del gruppo alimentare Novelli, messo a punto dal Consiglio di amministrazione, non avrebbe convinto le 22 banche, chiamate tra l'altro ad erogare al gruppo un prestito ponte di 6 milioni di euro, con cui far fronte alle necessità di medio periodo e avviare il confronto con i creditori. Si profila l'ingresso di un nuovo socio per la SASE, che gestisce l'aeroporto umbro di San Francesco. Si tratta della famiglia Panerai, che intende rilevare il 33% della SASE con un esborso di circa 1 milione di euro. Spagna e Germania tra le nuove rotte per lo scalo umbro. La musica, ieri sera un grande ritorno, una grande orchestra, la Perugia Big Band, fondata nel 1973. Vediamo. In a mellow tone, make the knife, ma anche I got under my skin. Passando anche per Desafinado, One Note Samba e La Garota dei Ipanema, sono solo alcuni degli indimenticabili standard del jazz e non solo, le cui note ieri sera sono risuonate sul parterre del centro congressi dell'Hotel Quattro Torri a Dellera di Corciano, alle porte del capoluogo umbro. Sul ritorno della Perugia Big Band,
20 elementi tra sezione ritmica, sassofoni, trombe e voci al seguito del maestro Ferdinando Nando Rosselletti, che hanno riportato al presente i fasti della mitica orchestra perugina nata nel 1973. 40 anni di storia per oltre 300 concerti tenuti in tutta Italia e in tutta Europa, con un repertorio che ripropone lo swing delle grandi orchestre americane dagli anni 30 agli anni 60. Ieri sera anche il ricordo di quei grandi musicisti che hanno fatto parte della Perugia Big Band, anche di quelli che se ne sono andati. Alfio Garigani, per esempio, Sauro Peducci o il grande Sergio Pierucci, che in Silvia, la cantante dell'orchestra, continuerà a vivere con la sua anima e la sua grande musicalità. A lui è stata dedicata una struggente Stardust, suo cavallo di battaglia, quella polvere di stelle tanto cara a Glenn Miller. La Perugia Big Band non è però solo a Marcord, non è un organico solo in bianco e nero. Rosselletti dice che la band è pronta anche a contaminazioni jazzistiche, pronta insomma anche per palcoscenici più ambiti, e a Perugia ce ne sono, e quindi chi ha orecchie per intendere, intenda. Marcello Migliosi, Def Channel News, Ellera, Perugia. Davvero un superbo organico. Ci spostiamo a Todi, non solo spettacolo, attori, registi e miti. Todi Festival avrà i suoi protagonisti, anche Todi e l'Umbria. Pianigiani per noi. L'atteso ritorno di Silvano Spada alla direzione artistica di Todi Festival, che si svolgerà dal 23 agosto al 1 settembre. Nelle immagini vediamo la presentazione a Roma dei Festival Umbri, comporterà anche un ruolo di primo piano per Todi e l'Umbria, con i luoghi più belli della città aperti a spettacoli ed eventi. Si parte con lo spazio Giovani Promesse. In primo piano, giovani Tuderti e Umbri impegnati nello spettacolo, nel giornalismo e nelle nuove professioni. Dalla scrittrice Romina Perni ai registi Oreste Crisostomi e Livia Ferracchiati, agli attori Elena Costanzi, Maria Sofia Alleva, Giacomo Troianiello e Chiara Ortolani, alla giornalista Valentina Parasecolo e ai promotori culturali Alessandro Chiocchia e Paolo Manetti. Per la presentazione di libri, spazio a Pino Strabioli, Maria Palma Capobianco Migliorini e Mauro Tippolotti, mentre Musica in Giardino offrirà un'introduzione alla conoscenza dell'opera lirica di Marco Grondona, Lucia Mencaroni e Manfredo Retti nel fascino del giardino di Palazzo Grondona, per la prima volta aperto al pubblico, come avverrà per la panoramica terrazza di Palazzo Mortini. All'amore per Todi, Domenico Mammoli ha dedicato lo spettacolo finale del festival Processo alla strega, perché ai documenti e alle ricerche di Mammoli si è ispirato Silvano Spada nella stesura del testo. Importanti mostre infine nelle gallerie d'arte Tuderti, Bibos Place, Palazzo Morelli e nel nuovo spazio ideato da Carlo Primieri al Via del Mercato Vecchio. E torniamo a Perugia perché sono state presentate le mostre in programma presso il centro espositivo della provincia, visitabili dal 5 al 21 di luglio. Valentina Baldoni. Sono due le nuove mostre in programma nelle sale del centro espositivo all'interno della Rocca Paolina di Perugia. Organizzate dalla provincia, rimarranno allestite per tutto il mese di luglio. Due mostre importanti legate dal tema Rallenti, appunto questi movimenti morbidi delle passioni che vogliamo dedicare al periodo di Umbria Jazz. Due artisti importantissimi che sono Mariana Masciolini, un'umbra che vive in Umbria e che per la prima volta espone nella sua provincia, e un importantissimo autore come Thomas Corey. E la cura di questo splendido progetto è da afferire alla nostra curatrice Maddalena Santeroni. Luce alternativa è il titolo dell'esposizione di Corey, mentre la giovane Marianna Masciolini propone Soul Niger. Seconda mostra dal titolo L'immagine tra cinema e rivoluzione, in collaborazione con l'Umbria Film Festival di Montone, è una retrospettiva dedicata alle opere del fotografo indipendente Edoardo Castaldo, in particolare agli ultimi suoi due lavori, Piazza Tahrir e il set cinematografico di reality del regista Matteo Garrone. Valentina Baldoni, TF Channel News, Perugia. Per lo sport parliamo di una famiglia dell'Alta Valle del Tevere che ha donato al Promano Calcio un defibrillatore. La presentazione nella sede della Lega Calcio a Prepo. Elena Ballarani per noi.
Un dono di estrema utilità, quello che la signora Cinzia Sarti ha fatto alla società dilettantistica San Biagio Promano. Un gesto di solidarietà grazie al quale anche la società calcistica Tifernate potrà avvalersi di uno strumento vitale e necessario in ogni campo di calcio. La consegna ufficiale è avvenuta presso la sede del Comitato Regionale Umbro della Lega Dilettanti a Prepo di Perugia. Infatti dicono che noi abbiamo iniziato tanti anni fa con un progetto che era quello un defibrillatore su tutti i campi. È ovvio che non è cosa di poco conto, perché i nostri associati fanno parte di circa 300 società e quindi dotarle tutte di un defibrillatore non è cosa di poco conto. Ci stiamo riuscendo piano piano, con molta pazienza, con l'aiuto di istituzioni, enti, fondazioni, e in maniera tale da dotare, come dicevo prima, le nostre società di uno strumento che può essere utilizzato, speriamo mai, per salvare una vita umana. Ciò è possibile anche grazie alla sensibilità di privati, come la signora Sarti, che alla luce della sua esperienza personale si è fatta promotrice di una raccolta fondi per avere la possibilità di ottenere il defibrillatore, coinvolgendo le istituzioni e la federazione. Sperando che ciò sia d'aiuto, ha detto, affinché certi episodi non si ripetano. Parliamo di tennis, ora per formula innovativa agli internazionali di tennis dell'Umbria. Sono in corso i tornei maschili e femminili, ce ne parla Paolo Pianigiani. Entrano nel vivo a Todi gli incontri di cartello previsti nel doppio tabellone maschile e femminile degli internazionali di tennis dell'Umbria, nella nuova formula di evento combinato promossa quest'anno dagli organizzatori del Tennis Club Todi 1971, presieduto da Marcello Marchesini. Nel torneo maschile valevole per l'assegnazione del trofeo Distalnet spiccano subito due derby italiani, quello fra la seconda testa di serie Paolo Lorenzi e Andrea Annaboldi e quello fra i giovani Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi. Inoltre si profila una possibile sfida al secondo turno tra Santiago Giraldo e Potito Starace. Ieri si sono concluse intanto le qualificazioni del torneo femminile Astra Tennis Cup. 19 sono le tenniste azzurre in gara, da Anna Floris ad Alice Balducci, da Alessandra Simonelli a Giorgia Brescia. Tra le favorite anche Giulia Sussarello, che sfiderà l'ungherese Lukas, mentre Martina Caregano, reduce dal successo nei $10,000 di Roma, affronterà la spagnola Carmen López Rueda. Bene, ora le flash news di sport a cura di Ballarani. È scattato il conto alla rovescia per il Foligno Calcio. A 10 giorni dall'iscrizione al campionato di Serie D deve definire l'organigramma dirigenziale e presentare la documentazione in tempi utili. La Lega ha comunicato le date dell'imminente Team Cup. Il Perugia scenderà in campo al primo turno il 4 agosto, sarà il primo impegno ufficiale della stagione e con ogni probabilità si disputerà al Curi. Comincia domani nelle Marche il trofeo delle regioni di pallavolo, circa 500 gli atleti che si sfideranno sotto rete. Per l'Umbria il team maschile debutterà con i campioni del Trentino, la rappresentativa femminile contro le padrone di casa delle Marche. Passaggio di consegne ufficiale ieri sera in occasione della festa di fine stagione tra l'ex allenatore della Grifo Calcio Femminile Michele Scapicchi e il nuovo tecnico Giacomo Sciurpa. Sarà l'ex allenatore della Primavera Femminile Biancorossa a guidare le Grifoncelle nel prossimo campionato di Serie A. Bene, questa edizione termina qui con le flash news di sport. Grazie a Leo Cesaroni in regia, a Mauro Magrini alla console grafica. Buona serata a tutti.
Un caloroso abbraccio a tutte le persone che stanno vivendo un periodo un po' difficile della loro vita. Coraggio. Previsioni per martedì 2 luglio 2013. Il tempo inizia gradualmente a peggiorare sulle regioni settentrionali con l'arrivo di qualche pioggia. Rimane soleggiato altrove. Entriamo nel dettaglio. Al nord al mattino molte nubi su tutto l'arco alpino e alte pianure con precipitazioni diffuse locali temporali. Poi nel corso del pomeriggio i fenomeni raggiungono anche tutte le pianure e saranno più consistenti sul Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro avremo dei cieli poco o parzialmente nuvolosi per tutta la giornata. Anche nelle regioni meridionali comunque il sole sarà presente per tutta la giornata su tutti i settori. I venti spireranno tutti debolmente e di direzione variabile sul Tirreno e ancora settentrionali sul medio e basso Adriatico. Vediamo ora l'andamento delle temperature previste per questa giornata, minime in locale aumento un po' ovunque con 16-18 gradi al nord, 14-20 gradi al centro e 16-19 gradi al sud. Di giorno ci sarà un lieve aumento ovunque, 26-29 gradi al nord, 27-30 gradi al centro e fino a 32 gradi al sud. Carissimi, le previsioni si concludono qui. Ehi, non lasciarti sfuggire l'occasione per avere sempre con te le previsioni.